La dispensa della settimana, in 3 minuti, alcuni ingredienti che non dobbiamo far mancare in un cambio stagione o tutto l'anno, ecco di cosa ha bisogno il nostro organismo. E parliamo di terapie, parliamo di esperienza a tavola. Vi suggerisco di prima mattina di reidratare il vostro organismo. Alcuni possono scegliere acqua e limone, semplicemente dell'acqua, delle tisane, ma ancor meglio possiamo iniziare la nostra giornata con un estratto di sedano. Sì, un estratto di solo sedano. Il sedano va scelto con attenzione e chiaramente è importante che non sia un sedano ipertrattato con prodotti chimici, perché raccoglie in sé tutti quei prodotti e poi, appunto, quando noi li estraiamo rischiamo di inserirli nella nostra dieta quotidiana. Quindi sceglietelo di qualità. In questo caso io l'ho scelto appunto da produttori attenti, sensibili, in una dispensa speciale, particolare, di cui troverete poi il link a seguito nel nostro video, nei nostri video. E sono grata di essere ospitata nella mia dispensa della settimana per farci del bene, per imparare a farci del bene. Cibo vivo che ci permette di avere una mente sana e vitale, di essere svegli. Perché? Perché durante la nostra vita, se siamo più svegli, siamo anche capaci di scegliere, di intuire, di tornare a sentire e di tornare a capire cosa è giusto e cosa no. Come contribuire quindi al benessere non solo nostro, ma anche di chi ci circonda. Quindi sedano, estratto di sedano. Qual è la quantità giusta per cominciare? Se iniziate, magari siete particolarmente sensibili, iniziate pure con alcune foglie di sedano, alcuni gambi di sedano, e magari quindi riempite un bicchiere di estratto di sedano di prima mattina. Se invece siete già abituati, avete una struttura magari molto forte, potete iniziare con 300 ml o mezzo litro di succo di sedano. A stomaco vuoto, mi raccomando, dopo 15 minuti potete preparare la vostra colazione, ma anche qua la colazione deve essere scelta in maniera consapevole. Può cambiare a seconda della stagione, ma mai deve essere pesante e carica di grassi e proteine, come molte delle diete quotidiane che sento e che leggo sui giornali, sulle riviste patinate, suggeriscono. Ad esempio, è impensabile che l'organismo possa adattarsi a mangiare di prima colazione alla mattina appena svegli dell'avocado toast con pane, uova, salmone, avocado. Questo accumulo di grassi è davvero impegnativo per il pancreas, per il fegato e per il nostro intestino. Quindi tornate alla semplicità, tornate alla natura che cura.